pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Eccoci pronti ad una nuova puntata che oggi ci farà rivivere per qualche minuto le atmosfere degli anni 80, esattamente del 1987, anno in cui esce Just Around the Corner. A cantarla su Nico Robin, vera meteora dell'epoca. Il brano, infatti, ebbe una certa popolarità, ma anche se agli interpreti portò fortuna, non permise comunque loro di rimanere dei big del panorama musicale per tanti anni. Si tratta infatti di una canzone di genere pop rock, tipica del periodo, pubblicata come singolo estratto dall'album After Here Through Midland. Nonostante la nazionalità del cantante Peter Kingsbury e della band statunitensi, ebbe un certo seguito in Europa e minore invece nel paese d'origine. Basti pensare che il brano fu quarto in Svezia e Austria, dodicesimo in Svizzera, Paesi Bassi, ma anche in Belgio, quindicesimo in Francia, diciottesimo in Germania, mentre in Italia ottenne una diciassettesima posizione in classifica, dunque comunque all'interno della top 20. Come detto, la formazione era guidata da Peter Kingsbury di Phoenix in Arizona, classe 1952, poi cresciuto in Texas e trasferitosi a Nashville in Tennessee. Non a caso si tratta di paesaggi che poi, tra l'altro, torneranno nel video del brano, come vedremo. Dopo aver scritto per altri, in seguito al trasferimento in California, ecco che il leader mise in piedi la band con Anna Lacazio, Clive Wright e Lou Molino III nel 1982. La formazione poi si ridusse a due elementi già con il secondo album dell'87, per poi sciogliersi all'inizio degli anni 90 con il terzo disco. Il leader comunque si trasferì in Francia, dove rimase ed è rimasto, avviando una carriera da solista. Sia in questa veste, sia con la reunion della band per un paio di album negli anni 2000, non ha comunque raggiunto la stessa notorietà degli anni 80. Dicevamo del video, inizia con immagini da un interno di casa al mattino, una donna che fa la doccia, un rubinetto che gocciola, un uomo che scrive, che poi anche l'artista che canta e di cui si nota, tra parentesi, come sia mancino. Poi ecco che arrivano immagini varie da esterni, della vista di un deserto e della donna delle prime scene. Man mano si capisce che la coppia si trova in quella che in realtà sembrerebbe più una stanza di un motel, poi compaiono anche due sorte di comparse. Un bambino che sbircia dalla porta, un uomo che sorseggia una bevanda, e tutto questo è un po' legato al senso del brano, al suo testo, che è anche un po' un inno alla speranza. Si dice infatti che proprio dietro l'angolo, riprendendo il titolo, ci può essere la soluzione, si può trovare insomma la soluzione al problema, al disagio di quel momento. La felicità, sembra quasi dire il testo, è proprio dietro l'angolo, si ripete nel ritornello. C'è mezzo miglio dal paradiso e lui, l'artista, rassicura la sua lei sul fatto che la sosterrà, nonostante comunque si definisca a tratti anche spina al tuo fianco.